Tutti l'aspettano, tutti l'acclamano, tutti la vogliono. Sto parlando di Margot Robbie. Attrice, infatti, nata nel luglio del 1990 a Dalby, in Australia, è pronta a scendere in campo per il film Barbie, pellicola molto attesa, dedicata al nostro live action della bambolina più famosa del mondo, della Mattel, di cui farà parte del cast anche Ryan Gosling nei panni di Ken. Quindi ci sarà da aspettarsene di tutti i colori. Però torniamo a noi, perché questo video è incentrato su Margot Robbie e su tutta la sua evoluzione da quando è diventata famosa fino ad oggi. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. E dunque la nostra fantastica Margot Robbie inizia la sua carriera lanciandosi nella soap opera Neighbours tra il 2008 e il 2011. Nel 2013 iniziò ad avere più successo nel ruolo di Naomi LaPaglia nel film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Poco più tardi è approdata nel film Focus, Niente come sembra, e anche in The Legend of Tarzan nel 2016. Arriva ad interpretare anche la regina Elisabetta I in Maria Regina di Scozia nel 2018, eppure Sharon Tate in C'era una volta a Hollywood nel 2019, targato Quentin Tarantino. E in quegli anni va ad interpretare pure un personaggio del DC Extended Universe, ovvero l'antieroina, amante, amore, quello che è del Joker, Harley Quinn, e farà parte di tre film, ovvero Suicide Squad, ovvero il primo capitolo legato a questa squadra suicida capeggiata da Will Smith. Diciamo che è un po' un flop totale questo film. Successivamente riesce ad avere un suo standalone, ovvero Harley Quinn Birds of Prey, dove comunque anche lì è un po' un casotto a livello cinematografico, finché poi non arriva un po' a sbocciare, grazie a James Gunn, nella pellicola The Suicide Squad, Missione Suicida, dove è accostata da grandi attori quali Idris Elba e anche John Cena, impressionante. E niente, a livello di cinecomic si ferma qua. È riuscita ad ottenere un bel plauso universale per l'interpretazione di Tonya Harding nel film biografico Tonya del 2017, per il quale ha ricevuto anche una candidatura al premio Oscar, al Golden Globe e allo Screen Actors Guild, anche al BAFTA per la sezione migliore attrice protagonista. Nel 2020 riceve la seconda candidatura all'Oscar come migliore attrice non protagonista per Bombshell, La voce dello scandalo, e nel 2021 ha avuto la sua terza candidatura all'Oscar come miglior film e ha vinto anche il premio BAFTA come produttrice per una donna promettente. Come vi ho appena elencato, questa attrice ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua vita, tanto che nel 2017 il Times l'ha inserita tra le 100 persone più influenti nel mondo. E andando un po' a parlare della sua vita privata, l'attrice, dopo essersi trasferita da New York a Londra, si è fidanzata con il regista britannico Tom Ackerley, con i quali si sono sposati nel 2016 in Australia. Per quanto ne so, non hanno ancora figli, ma chi lo sa cosa bolle in pentola. Una cosa brutta della sua vita, magari, è il fatto che non ha avuto un grande supporto da parte della famiglia per quanto riguarda il suo lavoro e la sua carriera, dato che comunque in parte la vedeva entrare in scena in dei film in un modo un po' particolare, come ad esempio ci ricordiamo bene in The Wolf of Wall Street, dove ha preso parte ad alcune scene di nudo che l'hanno resa molto famosa. Diciamo che per alcune persone il diventare famoso grazie al proprio aspetto fisico non è il massimo, almeno per quanto riguarda l'orgoglio che può avere un genitore per un figlio. Da un certo punto di vista li capisco, però comunque il suo lavoro, quindi devono comunque accettarlo in un modo o nell'altro. Tornando a parlare un po' del mondo del cinema, ha preso parte l'anno scorso, se vi ricorderete bene, al film Babylon, diretto da Chazelle. E adesso, rullo dei tamburi, finalmente parliamo di Barbie, l'adattamento live action della nostra bambolina della Mattel, diretto da Greta Gerwig, ditemi voi come si chiama, perché se no non finisco più. Insomma, la trama sembra basarsi su proprio Barbie che vuole fuggire da Barbieland per andare nel mondo reale, dato che viene giudicata poco perfetta. Tra l'altro, nel backstage numerosi le foto e i video riguardo lei e Ken, interpretato da Ryan Gosling, e tanti dicono che comunque ha fatto più scalpore lui di lei, almeno per quanto riguarda i paparazzi e il pubblico. Quindi chi lo sa che cosa andranno a tirare fuori. Ma la domanda principale è: sarà la nostra Margot Robbie perfetta per il ruolo? E lo scopriremo soltanto guardando la pellicola e vedendo un po' come andrà la critica, dato che tanti dicono che sarà un flop, altri invece dicono che sarà perfetto. Per me sarà solo un semplice film comedy adattato al meglio, con degli attori secondo me fantastici, perché a me Margot è sempre piaciuta, da quando l'ho conosciuta adesso.
e sinceramente ci sta alla grande. Ma adesso ditemi anche voi cosa ne pensate di questa attrice favolosa, se vi è piaciuto il suo ruolo nei film di Scorsese e di Tarantino, se secondo voi sta bene anche nel ruolo di Barbie, scrivetemelo comunque qui sotto nei commenti così parliamo un po'. Seguiteci anche sui social, iscrivetevi anche al canale cliccando sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E niente, da Captain Nerd che oggi è tutto e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!